Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui di nuovo. Io a giocare con Alessio a Satisfactory. Qui siamo di nuovo nella base dell'acciaio e come vedete la nostra roba è tutta operativa. La nostra cassa si comincia a riempire di roba, abbiamo 1500, insomma è passato un po' di tempo. I tubi in realtà me ne servono pochi, infatti non li ho attaccati. Il fatto è che noi abbiamo trovato una ricetta molto interessante e abbiamo bisogno di passare dallo schema di questa base, che è questo, cioè 45 travi d'acciaio e 40 tubo di acciaio con tutte queste fabbriche che vedete nello schema, a quest'altra 40 tubo, 45 travi e 10 travi di cemento armato. Come facciamo a passare 10 travi di cemento armato? Beh, ho avuto la fortuna di trovare una ricetta alternativa chiamata lingotto di acciaio massiccio. Come vedete, le 6 fucine adesso, invece di farmi quello che facevamo prima, da 2,40 carbone e 2,40 lingotto, che diventava 2,40 lingotto di acciaio, adesso otterrò 3,60. Anzi, in realtà prima utilizzavo carbone e minerale di ferro per fare il lingotto d'acciaio, invece adesso ci devo mettere lo step in mezzo della fonderia. Perché dobbiamo fare questa cosa? Perché abbiamo bisogno delle travi di cemento armato automatizzate. Allora, se non trovate questa ricetta, lingotto di acciaio massiccio, potete tranquillamente prendere la fabbrica che abbiamo qui al momento. Fammi ritornare al gioco, ok. La fabbrica che abbiamo qui al momento, mette uno splitter su questo nastro trasportatore, uno splitter su un nastro trasportatore del cemento, e fare nastro trasportatore delle travi più cemento e ottieni il calcestruzzo, ok? Aspetta, vedi? Trave di cemento armato si fa con trave e calcestruzzo. Ovviamente cosa succede? Succede che perderete un po' di efficacia, cioè nel senso, se non usate questa ricetta alternativa che vi dà praticamente un 50% di aumento nella produzione, dovete abbassare il numero di tubi d'acciaio, di travi d'acciaio per far scopa col cemento armato che fate, insomma. Però nessuno ve proibisce di utilizzare qualche lumacone tattico. Ricordiamoci che io potrei mettere un lumacone tattico sulla miniera di carbone che sta là, invece di fare 2,40 carbone ne faccio 2,70, magari espandibile a quando fai le nastri di trasporto livello 4. Allora, intanto io già mi sono preparato qualche container di stoccaggio industriale, così almeno posso mettere tutta la roba che adesso abbatterò da qua. Comincio a togliere i nastri di trasporto che portano le risorse, perché se no qui non finiamo più, e stacco pure questo. Allora ragazzi, questo giacimento normale al momento fa 60, se ci metto la miniera livello 2 fa 120, ma se ci metto pure un lumacone fa 180, e quindi posso fare esattamente questo schema qui, ok? 10 travi di cemento armato in aggiunta a quello che già facevamo. Quindi lo sai che bisogna fare adesso? Bisogna smontare tutto. Bisogna smontare tutto quello che abbiamo fatto lo dobbiamo abbattere. Oh, ed eccomi qui ragazzi, abbiamo già staccato tutto, ci è voluto veramente poco. Ricordiamoci che abbiamo una quantità di spazio esagerato qui davanti, quindi in realtà possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi ricominciamo a costruire la nostra fabbrica dell'acciaio, la facciamo versione 2.0. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è 8 fonderie, ok? Le fonderie non interagiranno con il carbone. Oh raga, una volta che premi Retesh Mouse hai perso, non interagiranno con il carbone. Quindi in realtà le 8 cose che faremo adesso staranno per cavoli propri, ok? Tutto ciò per dire che sì, il ferro arriva qui e si fonderà probabilmente allo stesso punto dove si fondeva prima. Qui avremo direttamente il pezzo dove stanno le fonderie, prendiamolo subito. Ecco qui, ma sto registrando? Sì, sto registrando, meno male. Ok, quindi vediamo se l'ho messo all'altezza giusta. Sì, torna indietro le 1. Bene, quindi qui mi sparo 8 fonderie, easy. Se non riuscite, se riuscite a non cascare sotto mentre costruite è ancora meglio. Ok, ne ho fatte 9 perché sono pollo. Quindi cancelliamo questo, questo e quest'altro. Quindi fammi vedere. Perfetto, so quelle giuste, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Allora, qui di nuovo ci voleva l'unificatore che abbiamo qui.
unificatore nastri di trasporto, funziona esattamente con la stessa logica di prima. Abbiamo bisogno di 240 ferro, qui l'abbiamo fatto con modalità dritta, che è venuto pure presentabile. Posso pure ricostruire direttamente, vabbè, no, facciamolo 4 metri qui, magari non hanno un punto a caso. Ok, bene, bene, bene. Quindi qui facciamo così. Lo zeccone deve stare in mezzo per forza. E andiamo a vedere se posso mettere delle fondazioni qui. Non credo, perché c'è sta quell'altra che è una rampa di un'altra angolazione. Però è presentabile lo stesso. È presentabile lo stesso. Quindi qui si unifica tutto. Posso cominciare a fare lo splitter right now. Vabbè, qua ragazzi è molto semplice, eh? Qui veramente un input, un output. Ovviamente li avevo messi tutti al contrario. Allora, nastro trasportatore livello 3, qui ci sta 2,40 e questo ragazzo mi consuma 30, quindi 2,10 dopo di questo. 180 dopo di questo. 150 dopo di questo. 120 dopo di questo. Quindi qui, questo è un 120, mi rimane 90, mi rimane 60, basta livello 1. 30 e 30, yeah. Ognuno usa un altro livello 1. Questo è il minerale che era contenuto nelle miniere. In realtà non sto producendo nulla perché la corrente è staccata. Ok, quindi abbiamo già portato le cose. Perfetto. Quindi fondazioni, vediamo se riusciamo a fare tutto qua senza dover spostarne uno. Allora, ricordiamoci che abbiamo bisogno di in tutto 6 fornaci, come prima, ok? Anzi, 6 fucine, che prenderanno sia i lingotti che il carbone. Quindi facciamo 2 linee. Fucina, magari non alla prima ma alla seconda. Ah no, questa, aspetta, questa occupava 1,5 praticamente. Quindi l'avevamo scelto qui in mezzo. Ok, praticamente parallela alla fondazione alla linea questa qua della fondazione in mezzo. Ok, quindi prime due. Telaio modulare che ho lasciato dentro nel magazzino. Allora, fatto in questo modo mi sbuca, quindi posso spostare di uno indietro? Eh sì, 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 devo spostare di uno indietro, ragazzi. Ecco qua, le 6 fucine le abbiamo messe. Allora, mo, ci sarà un modo intelligente per non fare troppo casino qui? Allora, qui vi ricordo che tutto ciò lo faremo con lingotto di acciaio massiccio. Ognuno vuole 40. Ognuno vuole 40, ognuno vuole 40. Quindi 2 su 80. Ma questi ragazzi fanno 30. Quindi qua fa 80, non fa scopa. In 3 farebbe 120, che sarebbero 4 fornaci. Ci può essere d'aiuto sta cosa? Ci può essere d'aiuto? 4 fornaci che alimentano questi qua. Beh, in realtà penso proprio di sì. Certo, ho bisogno di considerare lo spazio per il nastro trasportatore livello 3, eh? Che è per il carbone. Fammi fa così, va.
Ok, il carbone lo prendiamo da qui. E se provassi tipo a unificarli tutti e poi a farli tornare indietro, c'è sta lo spazio? Cioè, se tipo adesso io dovessi fare, per esempio, un'altra unificazione qua e poi qua mi serve uno splitter. E se passa probabilmente dentro alla belt. È brutto. Funziona ma è brutto. Beh, allora ricordiamoci sempre che abbiamo il piano di sotto, eh? Ragazzi. Quindi qui ci facciamo un bel unificatore e uniamo tutto. Allora, non so se mi conviene farlo così vicino. Beh, in realtà, beh, è brutto. Conviene farlo uno indietro. Guarda, uno indietro senza che faccio proprio le cose appiccicate. C'ho un'ideona, carco. Uniamo tutti quanti, tutte le fonderie. Dove mandiamo questa cosa? Non in una roba di 4 metri, ma di 1 metro. Scegliamo il buco per terra. Livello 3 e vai sottoterra. Ok. Quindi qui prendiamo tutti i lingotti di ferro e li portiamo qui sotto. Certo, mo io farò tutti i separatori che saranno leggermente spostati da questo qua. Certo, questo qui è... macello, cacco, macello. Guarda, fammi ricostruire, per vedere come dovrebbe venire. Vabbè, dai, non è così molesto, su, dai, cioè, pure se è spostato, ma chi se ne frega, raga, ma chi se ne frega, quindi, qui noi abbiamo questa qua che non c'ha bisogno, quindi, di fare cose strane, può tranquillamente fare, vediamo se, eccolo qui, oddio, se no, così? Ma perché no, in realtà, quindi qui si separa, qui abbiamo 240 meno 40 e fa 200, 160 dopo di questo, qui c'è 120 dopo di questo, quindi qui basta farlo livello 2, 80 dopo di questo, quindi basta, serve ancora a livello 2, e per l'ultima basta a livello 1. Ok, ecco qui, quindi il carbone l'abbiamo collegato. Poi manderemo tutti insieme sottoterra i lingotti e li facciamo risalire da dei buchi che stanno qua con tutto lo spazio a disposizione. Quindi qua abbiamo 30, 60, 90 qui, quindi dobbiamo già passare a livello 2. Ok, qui abbiamo 150, quindi ci vuole livello 3. Qui abbiamo 180 e ci serve livello 3. 210, 240 che scende di sotto. Ok, mo cancelliamo tutti questi cosi qua del terreno fino a dove arrivano le fonderie. Perfetto. Invece di questo ci mettiamo quello da un metro. Zoppiamo. Ok. Mo davanti a ogni fonderia famo il buco. Il buco nel pavimento. Sbagliato. Come fa a essere sbagliato?
Ok, perfetto, adesso si è agganciato bene. Buco nel pavimento. Tutti livello 1 bastano, perché ogni fucina fa 40, eh. Richiede 40 lingotti. Oh, ecco qua. E mo tocca semplicemente gestire qualche splitter qua sotto. Ragazzi, quanto è semplice così in realtà? Cioè, sembrava un casino, no? In realtà è semplicissimo. Mettiamo il pavimento, così almeno è pulito la situazione. Vediamo quanto sono andato oltre. Ok, di 2. L'ultima probabilmente la posso fare delle pareti di 4 metri, così dall'altra parte manco si vede che sto a fare sta cosa. Vedi, ho fatto i pavimenti pelosi grazie al fatto che esce l'erba così. Allora, facciamo splitterone. Ok. Senti, forse mi conviene fare il nastro di trasporto che già punta così, così posso prendere la mira bene, eh. Bene. Senti, ma mi è venuta purtroppo un'idea, ma non è che mi conveniva farlo dall'altra parte? Non è che mi conveniva farlo dall'altra parte, il coso che va sottoterra? Visto che in realtà qui c'è un pezzetto di spazio inutilizzato, mannaggia, carqua, mannaggia, dovevo rifare tutto. Ok, con questo piccolo dettaglio aggiuntivo, così sembra tipo allineato, ci ritroviamo qui sotto e track. Abbiamo invertito quello che dovevamo fare, quindi da qui scende il nostro nastro trasportatore livello 3. E qui posso cominciare a mettere tutti i separatori. Separatore. Separatore. Sono tutto 6. E l'ultimo non serve, ok? Quindi mo li stacco, così mo che ho preso la misura li posso attaccare gratis. L'ultimo non c'è bisogno. Ricordiamoci che qui scende un signor 240, che in realtà pure qui viene attaccato gratis. Ok. Che diventa 200, 160, 120, quindi basta quello livello 2, 80, e mo qua mi basta livello 1, 40 e 40. Oh ragazzi, abbiamo già collegato tutto, quindi anche per l'iscritto che mi chiedeva come fare la fabbrica d'acciaio, ti ho proposto due modi per farla. Ok, guarda qui, questo in realtà tutto sto giro che abbiamo fatto senza metterci le fonderie lo potevi fare tranquillamente con le trivelle, senza fare, diciamo, ovviamente gli unificatori. Facevi arrivare le trivelle in qualche modo a dove sta questo nastro di trasporto e li facevi splittare e risali così. Così tu c'hai una linea che si è splitta da sopra e una linea che si è splitta da di sotto. E qui magari un passaggio pedonale, insomma, qualcosa del genere. Quindi abbiamo già fatto tutta la parte iniziale, ragazzi. Ci ritroviamo direttamente alla fucina dove escono i lingotti d'acciaio già pronti. Ok, due vanno direttamente al tubo d'acciaio. Quindi questa è la cosa più semplice, visto che stiamo qua, mi sa che mi conviene farli verso destra stavolta, ok? Mi sa che visto che siamo messi in questo modo, mi sa che i tubi d'acciaio saranno quelli che stanno di qua. Qua sto lasciando tutto libero per quando dovrò fare la parte del calcestruzzo, quindi ragazzi, furbi, furbi sempre. Quindi, qui abbiamo due fucine. Mi servono due costruttori per il tubo d'acciaio. Quindi prendiamo, sì, proprio lui. Costruttore. Costruttore, vediamo se c'è bisogno di farlo spostato per allinearlo o qualcosa del genere. Potrebbe essere di sì, eh. Tubo d'acciaio, 30 e 30. Ah, ok, aspetta ragazzi, solo una già basta a fare tutti i tubi d'acciaio. Ok, giustamente se non li controllo. Ok, quindi solo una fucina mi fa tutti e due i tubi d'acciaio. L'uscita sta qua. Quindi ragazzi, il costruttore lo mettiamo di qua. Certo, spostato proprio da stronzo.
spostato così stronzo, ragazzi. Non c'è un problema. Non c'è un problema. Mamma mia, modalità dritto. Scusami, no? Ti piace? No, non gli piace. Non gli piace, è troppo stretto. Ma io posso stringere uno qua? Con la tecnica del separatore in faccia. Boom! Tiè, perfetto. Quindi qui abbiamo tubo d'acciaio che mi fa 30 e 30. Separatore in faccia, non è che sia proprio la cosa più elegante di tutte, però insomma funziona. Quindi qui uniamo e lo scatolone lo mettiamo qua. Lo scatolone lo mettiamo qui. Quindi non metto lo scatolone gigante, quello industriale, perché ragazzi non voglio che mi si crea un buffer così esagerato di roba. Quindi lo mettiamo qui. Ovviamente mettiamo anche il separatore, insomma, da qualche parte per il secchio della mondezza. Lo facciamo proprio esattamente qui davanti. Ma prima del separatore ci vuole un unificatore per il resto dei tubi. Bene, 20 e 20, 40, qui si fonde, magari si fonde... Ah no, aspetta, facciamolo così perché poi servirà sicuramente qualche impiccio così. Lo lasciamo così e poi ci pensiamo, ragazzi. Quindi i tubi li abbiamo già gestiti. Con la prima delle fornaci, continuiamo fino a laggiù. Con le prime delle fucine, ok, mo le 5 fucine successive con 300 lingotti. In realtà mi devono mandare 45 da una parte... 45 da una parte è un numero balordo in realtà. E poi tutto il resto nei costruttori. Cioè, anzitutto va nei costruttori, poi 45 nei travi e il resto dentro il terreno di cemento. Ah, vabbè, aspetta, scusate ragazzi. 5 cucine, 5 costruttori. In realtà è molto più semplice del previsto. Ah, ragazzi, ma qui vanno dritte, quindi queste le posso mettere disallineate. Tutto sto casino di merda non c'era bisogno di farlo. Le posso mettere in faccia le fucine. Bene, i tubi già l'ho rimessi e mo mettiamo direttamente trave d'acciaio. Ok, quindi come vedete ognuna fa 60. Sparo dentro al costruttore dritto. Proprio più easy di così se può farsi. Più easy di così non lo può fare. Ovviamente seguiranno il pattern un po' disallineato dal fatto che i fornaci stanno tipo... appiccicate tra di loro su tre fondazioni. Ok, yeah. Quindi queste qua sono tutte travi che funzionano pure al massimo. Allora, 45 travi mi vanno nella scatola, mentre 30 mi vanno nella fabbrica della trave di cemento armato. Ok, quindi in realtà 3 vanno dritti dentro la scatola, è molto più semplice del previsto pure questa. Quindi faccio un'altra linea de cose. Mettiamo qui il container di stoccaggio. Quindi cerchiamo di arrivare anche in questo caso lì, eh. Qui devo mettere l'unificatore. Che punta dritto, separatore che punta di là, ...45 basta tutto livello 1, raga. E fatto anche così.
Mo, queste due devono andare a fabbriche di cemento armato, cioè di travi. E ce ne vengono due in realtà di questo tipo di fabbriche. Quindi facciamo. Certo, mo sono belle grosse le fabbriche, però qui in realtà abbiamo tutto lo spazio che vogliamo, eh. Ok che svolazziamo, però non ti dice niente. Qui mo ci servono due assemblatori, che lo spazio lo occupano, insomma. Due ingressi. Non vorrei andare troppo avanti. Se può evitare di andare avanti? Se può evitare di andare avanti? O siamo obbligati? Qui la belt passa easy. Ok, me ne serve solo un'altra di qua. Ok, quindi mo uniamo questi due nastri, cioè queste due costruttori per le travi. Queste sono 30 travi. Lo facciamo passare qui in mezzo, super easy. Allora, attenzione però. Attenzione però. Ma se può fare una mega zozzata tipo che tipo faccio separare la cosa, la belt là in mezzo? Se può fare una roba così? Tipo così, tipo semivolante. Qualcuno ti dice niente? Manco occupa niente dell'edificio, ragazzi. Quindi scusami, eh. Ok, dritto proprio non gli piace questa cosa. A dritto non gli piace, però se metto un ascensore gli piace. Beh, ragazzi, è semplicissimo fatto così, eh. Ragazzi, anzi, risparmi pure un po' un botto di spazio, ma fammelo fa più spesso sta zozzeria. Anzi, e qua manco c'è bisogno. Tiè, fai così. Ah, ragazzi, sta cosa la farò tipo a stecca, mo. Cioè, risparmi una marea di spazio con gli assemblatori. Bene, abbiamo gestito tutto l'acciaio. Abbiamo gestito tutto l'acciaio. Ci servono 4 costruttori per il calcestruzzo che vanno tutti dentro l'assemblatore. Comunque, gli assemblatori non funzionano al massimo della velocità, ma funzionano un po' di meno. In tutto farò 10, quindi funzionano a questa velocità strana. Ne metto 5 e 5. Perfetto. Poi mi servono 4 calcestruzzi. Ma insieme a 4 calcestruzzi mi servirebbero le trivelle portatili. E insieme a loro mi servono pure i cosi. Fammi fa tutto. Ok, super pronto. Già fatto le trivellone. Quindi con la trivellona possiamo andare qui. E ragazzi, qui ce vanno. Vediamo se riesco a fare in qualche modo ultra compresso 4 costruttori per calcestruzzo, ragazzi, così non mi allargo più di tanto. Se può fare qualcosa di semi elegante, no, eh? Allora, l'idea è far arrivare da qui, ok? Quindi poi davanti sono 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, in realtà se può fare, però devo fare arrivare il cemento da un'altra parte. Quindi facciamo il costruttore. Thank you.
Allora, ragazzi, una piccolissima compenetrazione con questo nastro di trasporto, dai, ma chi se ne frega. Quindi facciamo che arriva così, e quindi mo devo far tornare indietro il calcestruzzo. Il calcestruzzo lo facciamo tornare indietro. Vediamo, vediamo come si può fare. Modalità dritto sempre, eh? Modalità dritto. Così? Così? Beh, non mi sembra così proprio sporco, eh? Non mi sembra così sporco, anzi, sta pure abbastanza allineato con sta rampa da 4 metri. Quindi, ragazzi, il calcestruzzo ritorna qua, entra qui, si splitta nei 4 costruttori, che in tutto mi devono fare preciso 60 di calcestruzzo, quindi ragazzi funzionano tutti al 100% questi, Se volete risparmiarvi questa piccola compenetrazione, o sprecate un po' più di spazio e li fate più avanti, oppure mettete un lumacone all'ultimo, due lumaconi all'ultimo, fate funzionare doppio dalla velocità e funziona tutto lo stesso. Quindi facciamo gli unificatori. Andiamo qua, uniamo tutti e 4 gli output di questo qua. Ragazzi, in realtà qui non avremo calcestruzzo in eccesso, quindi la differenza è quella che invece di prendere calcestruzzo e tenerlo nella scatola e buttarlo nel trasmutatore, in realtà adesso lo trasformiamo in qualcosa di utile, cioè calcestruzzo armato, che è un materiale stronzissimo. Ovviamente ho sbagliato, ora facciamo l'unificatore. Materiale stronzissimo che serve a stecca. Ok, container di stoccaggio. Ma prendiamoci un po' più di spazio. Ma che gli fa? Che gli fa, ragazzi? Che gli fa? Ok, e visto che qui in mezzo c'è un bel po' di spazio, ci mettiamo la torre d'osservazione e vediamo il lavoro che abbiamo fatto. Oh, ragazzi, allora, fonderie per i lingotti di ferro, 6 fucine, i costruttori per i lingotti d'acciaio, sti due mandano indietro, i due assemblatori per le travi di calcestruzzo di cemento armato, là c'è sta il calcestruzzo, abbiamo sfruttato al 100% questo giacimento che sta in questa zona. Ok, campi erbosi, ve spostate qua sotto dopo st'arco, non lo potete sbagliare ancora, un arco lungo 1 chilometro, lo trovate per forza sta zona e vi ritrovate con questa mappatura qua, 40 di tubo d'acciaio, 45 trave d'acciaio, 10 di cemento armato, super easy. L'unica cosa è che servono due lumaconi da mettere dentro, anzi un lumacone da mettere dentro sta miniera livello 2, ok? E questo qua deve essere fatto, mamma mia, sbagliatissimo, deve essere fatto col coso livello 3, ok? Livello 3 per 180 meno 45 fa 135, quindi anche qui c'è un livello 3. Quindi livello 2, avevo toppato tutto qua, avevo toppato tutto, sì. E quindi per 180, vediamo se c'è lumacone in saccoccia. No, raga, ce l'abbiamo. Quindi appena troverò un lumacone lo mettiamo qui dentro. Va bene, dai, nella prossima puntata attacchiamo la corrente e facciamo funzionare tutto sto casino. Io con questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, a presto!